Radio Doc. Radio Doc. Radio Doc. Sì. Musica a denominazione d'origine controllata. Radio Doc e il Doc Night Live da questa sera a un nuovo radioascoltatore, si chiama Alessandro Gentile. Auguri a Marco e Katia. Benvenuto Alessandro, il Doc Night Live, quarta puntata, sesta edizione, un programma con Piero Di Maria, Marco Gentile, Giuseppe Raimondo, Rita Troiani, Terry Tipoli e Maria Esteringa. Seguiteci in audio e video su radiodoc.tv. Diamo il benvenuto ai nostri nuovi amici del Doc Night Live, che sono Pizze e Sfizi, per esempio. Pizze e Sfizi, rosticceria, tavola calda, panineria, posto ideale per festeggiare il tuo compleanno. Pizze e Sfizi, con due locali, uno di fronte all'altro, in piazza Duca degli Abruzzi 28 a Capo d'Orlando. E case vacanze Costa d'Orlando in Sicilia. Per una vacanza nella terra dei mille colori, Costa d'Orlando, telefono 0941 91 80 42 e costadorlando.com. E questa sera al Doc Night Live i maestri della musica e, se ci state vedendo da internet, anche un pezzo di storia della radiofonia siciliana. Per la musica Massimiliano Parisi, batterista di livello nazionale, e Antonio Andalaro, voce e chitarra, costruiscono in tutto il mondo per la sua arte a 360 gradi. E ospiti studio, ovviamente, un pezzo di storia, come dicevo prima, della radiofonia siciliana, Aldo Casilli, Sergio Granata, Erminda, Isabel Ardizzone e Federica Pugliafito. Sigla! Siete pronti per ascoltare la musica dal vivo di Radio Doc? Siete pronti per scoprire i migliori talenti italiani? Signore e signori, ladies and gentlemen, benvenuti allo show del giovedì sera. Sento una calda atmosfera, è arrivato il giovedì sera, siamo pronti, siamo carichi per voi. Quando c'è la musica che va, la radio suona dal vivo, senti la voce dei talenti che son qua. Doc Night Live su Radio Doc, seguici dai. Doc Night Live dal vivo, in radio la musica sai. Antonio Andalaro, chitarra e voce, ha collaborato con Roberto Murolo. Murolo, giusto? Con gli Astera Novas, il gruppo di Buscaglione e tanti altri. Da solista rappresenta l'Italia per le ambasciate nel mondo, suonando con i più grandi artisti, compreso Tino Puente. Tito Puente, adesso, siccome abbiamo detto che c'è un pezzo di radiofonia, sì, siciliana, ti sei impappinata tu e hai fatto impappinare. Hai visto? Beh, però loro ci perdoneranno, l'hanno già detto prima. Già, quindi io ho chiesto scusa prima. E poi Massimiliano Parisi, invece, batteria, batterista percussionista, specializzato con il maestro Ettore Mancini, preparato da Tullio De Episcopo, con Christian Meyer, Lele Menotti, Agostino Marangolo, insomma, per chi conosce di batteria sa di cosa sto parlando. E ha suonato con Righi Portera, chitarrista messinese, io sono un suo fan, Tony Esposito, Irene Fargo e tanti altri, insieme a Massimo Pino, e con i gruppi storici siciliani come Caponatina Blues Band, Edizione Straordinaria, Johnny Belle Bimbe Blues Band, Concerto, insomma, Hasta la Vista, che poi tra l'altro è anche il primo gruppo che ha aperto il Doc Night Live 6 anni fa, e questo non ce lo dimentichiamo. Al Doc Night Live abbiamo Antonio Andalaro. Andalaro, hai visto che era Andalaro? Ho sbagliato. E invece Massimiliano Parisi con la batteria, e seguiteci perché, attenzione, una batteria di cartone. Distingo lo negro dal blanco, nell'alto cielo
tanto, era adesso nido, el abecedario, con esas palabras, y pienso y declaro, padre, amigo, hermano, y luz alumbrando, la luz en el alma, de que estoy amando. Apago la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, playas y desiertos, en la calle tua. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno, lejos el malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida. Ordinari, e soprattutto vederli qui di presenza a un metro è una cosa bellissima. Accomodatevi il microfono, intanto do il benvenuto ad Aldo Casilli. Ciao, buonasera. Io pensavo di averle viste tutte finora, no, ma la batteria di cartone ancora, quella mi mancava. E come suona? Benissimo, da Dio, cioè non pensavo veramente, vabbè, complimenti, che dire. Massimiliano, è bravo, ma adesso conosciamo anche il maestro Andaloro. E intanto Federica, benvenuta. Buonasera, buonasera a tutti. Come va? Diciamo bene. A parte il raffreddore, un po' di febbre, ma benissimo. Infatti questo raffreddore questa sera ci ha rovinato una sorpresa, ma che comunque poi faremo in un'altra puntata. Grazie. Salutiamo anche Erminda. Ciao Erminda, buonasera, benvenuta. Buonasera a te Piero, grazie dell'invito. Finalmente ci vediamo, anche se abitiamo nello stesso paese, purtroppo. Esatto, riusciamo a chiacchierare solo tramite chat. Ciao Esther, come ciao, va? Ciao Piero. Apposta. Siamo pronti per questa nuova stagione invernale in discoteca? Certo, io sono ma sempre pronta. La batteria di cartone? No. No. Non c'è. Penso che la porterà. La porterà. Va bene, allora salutiamo anche Sergio Granata che è qui alla mia ciao sinistra. Ciao a tutti, buona serata. Ciao Sergio, benvenuto. Hai letto i titoli del notiziario? Sì, c'è ho letto il notiziario. Dobbiamo sapere? No, niente di stasera siamo qui per fare... È una rimpatriata in allegria. Esatto, infatti esatto. Voglio ringraziare soprattutto Federica per averci portato i suoi microbi, grazie. E poi diamo un saluto al maestro Andaloro, buonasera, benvenuto, grazie di essere qui con la sua magica chitarra e grazie a Massimiliano Parisi per la tua magica batteria. Grazie a voi perché per noi è sempre bello vedere delle persone che amano la vita. E quale cosa più gradita si possa fare a qualcuno che suona, quella di gradire la musica di qualcuno che suona, e voi siete secondo me degli intenditori.
Grazie, intanto la ringrazio perché la canzone era giusta, questa che ha fatto come sigla d'apertura, infatti. Massimiliano, a te invece la batteria, sì, ti sei stufato di montare e smontare quella vera? Ma in realtà anche questo, che ormai ho una certa età, quindi... È la crisi, bravissimo. In realtà io sono sempre alla ricerca di suoni diversi, proprio per stimolare la mia sensibilità, e quindi ultimamente da un po' di tempo, fra la Gazzetta del Sud, che già ho fatto il numero sul giornale, mi interessa questa sonorità un po' diversa. Qualche anno fa l'abbiamo fatta questa la Gazzetta del Sud, in realtà è un ritorno al passato, cioè ho iniziato con i fustini del Dash e quindi sto ritornando con i cartoni, per linea di massima è così, sì, perché quando si inizia già mette pentole, fustini, insomma. Assolutamente. Ma io volevo chiedere, questi cartoni sono sostituiti ogni sera, chiaramente. Sì, generalmente, no? Ora ve li lascio qua. Ho capito. Poi domani si fa una nuova ricerca nei vari supermercati. Esattamente così. Va con l'umidità. Infatti è così. Bene, allora noi tra un po' ritorniamo al Doc Night Live con la musica dal vivo e con questi ospiti con i quali parleremo di radio, di musica, insomma ci divertiremo fino alle 21. Questo è il Doc Night Live. Doc Night Live, per scoprire i migliori talenti musicali. Il Doc Night Live va in onda ogni giovedì tra le 19 e le 21 con la musica dal vivo, e da un po' di tempo ospitiamo tanta bella gente per parlare un po' di musica, ma anche di radio questa sera, anche perché appunto avendo Aldo Casilli, che insomma ha fatto qualche stagione in radio. Sì, solo giusto qualche stagione. Sì, sì. Erminda pure qualche stagione, ha presentato qualche festival ad Nebrodi. Sì, e purtroppo non so cosa mi costerà di pensione fra poco. Vabbè, pazienza. Aldo, sono ancora giovane, quindi per la pensione ci vuole, rassegnati. No, a me fa piacere. Cosa volevi chiedere a Massimiliano? No, visto che lui sperimenta sonorità nuove, strane, avevo una piccola curiosità. Certo, dimmi. Ma dimmi, le tappine come suonano? Ma le tappine generalmente le suonava mia madre quando mi... Col cucchiaio di legno, un classico, quello, ecco. È un classico. Esatto. E quindi sì, da là tu ti sei fatto con la batteria, ti sei impressionato con la batteria? Assolutamente, mi interessano tutti i suoni, insomma io i suoni li prendo dalla strada, quindi i rumori, cerco di catturarli. Quando suono nei locali, intanto faccio delle performance, vado sui tavoli, suono bicchieri. Ho visto, constatato dal vivo. Ecco, allora, vero, è bravissima. Senti, bravissima. Perché non suoni anche Erminda qualche volta? Così ora vediamo, ci organizziamo per questo. Mi immolo per la causa, dai. Non avevo dubbi, la stavo dicendo io, meno male. Senta, ma maestro Andaloro, io volevo sapere una cosa. Lei invece come comincia a suonare la chitarra? È sempre una curiosità che c'ho io. Quando si comincia a suonare, quale cosa spinge a suonare uno strumento? Io ho iniziato con un pezzo di legno, ecco, un paio di chiodi e un paio di elastici. E le ho messi questi chiodi a diverse distanze e mi sono fatto la prima arpa casalinga, diciamo, cercavo di andare dietro alla radio. Mm-hmm. E poi mio fratello si è impietosito e mi ha dato le prime 10.000 lire, mi sono comprato una chitarra che costava 7.000 lire allora, ecco, a Catania. Ottimo. E da lì poi cosa è successo? È successo che siccome i miei, mio fratello, mio zio e mio padre erano nella banda di Milazzo, mio fratello era un grande trombettista, e allora diciamo mio padre in un momento di nervosismo un giorno, perché insomma mio fratello, mia madre voleva che mio fratello se ne uscisse dalla banda perché era troppo magro, aveva 17 anni e andava avanti e indietro da Barcellona a Milazzo, se la faceva in bicicletta tutti i giorni, e poi la notte dovevano andare a fare le prove con la banda eccetera, vedeva che questo ragazzo dimagriva giorno per giorno. E mia madre ha imposto a mio padre di farlo uscire dalla banda, cosa assurda perché il maestro Amorelli allora della banda di Milazzo aveva tirato su questo ragazzo come se fosse stato suo figlio. È venuto il maestro Amorelli a casa mia, ha cominciato a fare una guerra a mio padre, sedie che volavano in alto, da tavoli per terra. E mio padre in tutta questa baraonda mi ha visto, io ero più piccolo, avevo circa 5 anni, in questa baraonda mi ha guardato, mi ha puntato il dito e mi ha detto: e tu musica mai? Ecco, e quella già è sicuramente scatta nella testa, musica sempre. Ed io sono stato l'unico nella famiglia che ha vissuto con la musica, perché poi quando a Milano sono andato all'inizio con poche nozioni musicali, ho cominciato a studiare chitarra grazie al mio capo orchestra, che insomma ringrazierò per sempre, pace all'anima sua, non c'è più, Ugo Arman.
è un grande musicista, è un grande anche arrangiatore, e lui mi ha insegnato tutto, praticamente tutto quello che mi serviva per suonare con le orchestre, eccetera. Io con lui sono stato 10 anni, e per cui poi per me è stato facile, perché poi insomma dopo che abbiamo finito con l'orchestra io ho cominciato a fare il chitarrista classico e facevo anche l'intrattenitore nei grandi alberghi da solo, e là ho cominciato a vedere veramente qualche lira. La Spagna e il Sud America perché quando arrivano? Perché insomma diciamo sono la prima cosa che ascoltiamo nel Mediterraneo, i primi suoni che ascoltiamo sono quelli iberici alla fine, perché ma insomma, c'è vissuto lei in quelle, da quelle io parti? In Spagna sono andato diverse volte per studio, ma ho avuto più spagnoli in giro per il mondo che ho conosciuto, con cui sono amico, che in Spagna stesso. In Spagna non sono stato molto tempo, solo per studio sono stato in Spagna. Sì, questo poi ci deve parlare dei grandi artisti con i quali ha collaborato, insomma ne abbiamo parlato prima, e poi parliamo anche con Max degli amici suoi. Intanto abbiamo Happy Days. Sì, Happy Days. Facciamo gli auguri a Federica Panicucci, 43 anni, Roberto Benigni, 58 anni, al regista Lino Padruno, 75 anni, a Simone Bon, il quale nessuno sa l'età, che la cosa divertente è proprio questa. Esatto, e questa è la nota. Poi un'altra cosa bella di questi giorni è che nessuno mette in dubbio la partecipazione di Bob Dylan alla cerimonia in programma il 10 novembre a Stoccolma. Infatti di gara Sara Damius, segretario permanente dell'Accademia, penso che verrà. Ma se non vuole venire, nessuno è costretto, nessuno lo costringerà a venire, ma ci sarà ugualmente una bella cerimonia a suo favore. Io non ho scritto nessun libro, quindi non penso ma qualcuno di voi... Secondo te c'è il rischio che possa andare a Gigi D'Alessio nel caso lui non vada? No, ecco, potrebbe essere un'idea. No, non so, tu Aldo hai scritto libri? Io? No. No. Potresti però, perché insomma è qualcosa... Sì, certo, quello sì, sicuramente. Aldo ed Erminda? No, ancora. No. Piero, tu lo sai che io e te abbiamo una commedia in ballo. Ah, vero. Vero, noi vero. La dobbiamo scrivere. Dobbiamo scrivere. Ma non diciamo. Il titolo lo possiamo dire? Sì. Prego. Lo dico io? Sì. Con o senza tappine? Esatto. Poi capirete il perché. Allora, poveretto, anche questo ti è toccato. Mentre si organizzano per riascoltare un po' di musica dal vivo i nostri maestri, Federica, so che tu canti, insomma, ti diverti a fare un po' di cose. Sì, diciamo che mi diverto a scrivere, più che altro. Scrivere testi, quindi è la mia passione da un paio d'anni a questa parte. E quindi ultimamente è uscito il mio nuovo brano scritto da me per quanto riguarda il testo, mentre la musica è stata scritta da Giuseppe La Spada, e sono veramente contenta. Bene, allora qualche giorno verrai con tutta la tua band, sì, a suonare qui al Doc Night Live e ci canterai le tue canzoni. Grazie. Intanto i maestri sono pronti per farsi ascoltare un'altra bella canzone qui al Doc Night Live. Thank you.
altissimo livello al Doc Night Live per la musica dal vivo. E adesso c'era un messaggio che è arrivato, non so, cioè Federica, se ci vuoi. Sì, mi era appena arrivato un messaggio, ho inviato la foto a dei miei amici, la foto tua mentre suoni, mi hanno detto: Massimiliano è talmente bravo, ti conoscono, che suona la batteria da almeno 3 vite. Intanto puoi venire al microfono, così discutiamo un altro po'. Se volete mandarci anche dei messaggi audio ai nostri telefoni personali, potete farlo. Noi poi con questa nuova tecnologia riusciamo a metterli anche in onda al volo. Allora, cosa ha suonato, maestro? Quindi questo è un brano che ho scritto io, si chiama Deira, e mi trovavo dalle parti di Dubai. E questo brano è stato preso per un documentario che un mio amico americano, Greg Barr, ha fatto sulla condizione della donna in Arabia. Bene, ci voleva, mi sentivo un po' in un altro posto, devo dire la verità, mentre si suonava questo pezzo. Ma in effetti c'è un po' d'aria così che non è nostra in realtà, no? E adesso abbiamo la spiegazione. Però stavo dicendo, lei ha suonato un po' in tutto il mondo e con diversi musicisti. Chi gli è rimasto più impresso? Per esempio, Tito Puente, che è un personaggio, è stato un personaggio molto importante nella musica. Cosa ci racconta? Un aneddoto, qualche cosa particolare? Ma guardate, io, diciamo, a me piace molto l'uomo, diciamo, l'umanità delle persone. E io mi trovavo una volta con l'orchestra di Ugo Arman nel Parco Nazionale d'Abruzzi, in un hotel, stavamo suonando come orchestra di base, e sapevamo che doveva arrivare Roberto Murolo per fare lo show, la sua parte durante la serata. E io mi aspettavo, che ne so, che magari arrivasse qualcuno con, che ne so, con una bella macchina, con oppure un camion, scortato. Ed arrivare due vecchietti, io adesso sono vecchietto anch'io, diciamo, capisco quello che vuol dire adesso, due vecchietti, e tutte e due stavano cercando di portare giù degli amplificatori, perché non sapevano che noi avevamo l'amplificazione già montata. Già pronta. Cioè, quindi loro sono arrivati, non senza dire niente, hanno cominciato a tirare giù gli amplificatori. E noi li abbiamo guardati, e noi eravamo là in giro quel pomeriggio, e mi ha detto uno, dice: ma quello è Roberto Murolo? Ho detto: no, non è possibile, dai. Sì, è Roberto Murolo, vieni, andiamo. Insomma, questi due vecchietti si stavano tirando giù gli amplificatori perché Roberto Murolo doveva portarsi gli amplificatori in albergo. Lui era abituato così, perché ormai nessuno... Era il periodo in cui lui non andava più in televisione, perché aveva avuto un problema con la giustizia, e quindi la televisione lo aveva escluso. Quindi lui faceva le serate un po' dove capitava, come poteva, con i mezzi che poteva allora. E siamo andati e abbiamo detto: maestro, ma cosa fa? No, ma aspetti, non c'è bisogno di scaricare, perché abbiamo già tutto montato. Dice: ah sì, voglio, grazie, grazie. E insomma, quest'uomo, quando faceva le serate, il suo show, la sua serata, la sua ora di show che faceva, e faceva impazzire la gente dalle risate, perché il Roberto Murolo che conosciamo noi in televisione era completamente diverso, perché lui cantava tutte quelle canzoni napoletane che avevano a che fare con, che ne so, c'era una canzone in particolare, è che una signora, insomma, era diverso, era sicuramente una signora saliva sul tram, insomma, questo ragazzo che cercava di circuire questa signora, era un po' anche molto popolare nelle sue espressioni, però la gente moriva da ridere, cioè, sì. Era un cabarettista incredibile, cioè cosa che io non sapevo. Io pensavo che era una persona che quando cantava le sue canzoni, cioè, era molto serio, con la chitarrina, ecco, per esempio, questa è stata una delle cose che... Sergio, ma c'è qualcuno che ultimamente ha cercato di circuire qualche donna in giro qui? No, dai. Non lo so, però volevo ricollegarmi, se mi permetti, a quello che ha detto lui. No, circuire qui non lo so. Secondo me Aldo può dare contributi da questo punto di vista. No, pensavo ci fosse qualche notizia in merito sull'umanità di tanti artisti, soprattutto quelli più bravi,
che sono anche quelli più disponibili verso gli altri. Beh, diciamo che io ne ho conosciuti tantissimi, no? Ma ci sono quelli bravi, come ha appena detto il nostro amico. Ma ci sono anche quelli da prendere a calci sul di dietro, cioè, perché ce ne sono. Dipende dai caratteri, come un po' tutti, ecco. C'è quello buono, c'è quello montato, c'è quello cattivo, c'è quello che si crede chissà che. Aldo, sì. Credo che se duri tanto però sul mercato non sei una persona disponibile a parlare con gli altri. Ma sai, per esempio, io ti porto l'esempio di Edoardo Vianello, no? Allora, noi lo conosciamo come persona simpatica, guarda come dondolo, Peppe, papà. Guarda, non c'è persona più odiosa di... facciamoci gli amici. Di Edoardo Vianello. Io ci ho avuto a che fare con lui, abbiamo fatto parecchie serate. Vabbè, se insieme. Poi vogliamo farci anche degli altri amici, visto che c'è la pubblicità, no, e vi devo interrompere. Dico, quindi non sempre succede questo. Ancora Vianello canta. Cioè, infatti, però dicevi tu, Aldo, che in realtà ci sono persone simpatiche, quelle che sentono chissà chi, persone che ne capiscono, persone che non ne capiscono, persone brave e meno brave. Così è un po' ovunque, anche certo. Dalle nostre zone è così. Quindi tra un po' ci ritroviamo qui, dobbiamo parlare ancora con i nostri maestri, dobbiamo sentire musica al Dog Night Live. Dog Night Live, protagonista è la musica. Adesso al Doc Night Live c'è musica dal vivo e tanti amici che sono venuti a raccontarci delle storie vere. Tra un po' Sergio Granata deve raccontarci una storia incredibile di violenza sessuale. Che ora è? Adesso, no, dopo, tra un po', non l'abbiamo detto adesso, tra un po' la racconti, è una cosa particolare. Hai detto che ti sei sganasciato le risate. No, ve la stavo raccontando perché tu mi chiedevi, ma è vera quella storia? Ho detto sì, sì. Assolutamente. Allora, vera. Però non adesso, aspetta, mettiamo un po' di curiosità. Adesso volevo parlare con i maestri perché devo fare un piccolo passo indietro. Perché il maestro Andaloro ha girato tutto il mondo, ma anche Massimiliano, insomma, non è da meno, gira un po' ovunque. Tu hai suonato con Ricky Portera? Ho suonato con Ricky Portera. Come ti permetti? In che senso? Io ho un plettro messo in una bacheca di Ricky Portera. Ma Ricky è veramente una persona fantastica. È bravo. Veramente un grandissimo chitarrista, poi una persona, come diceva Antonio prima, umile, una persona serena, alla mano, non è di quelli... montati, ecco, assolutamente. Intanto diciamo per chi non lo conoscesse che il chitarrista è Lucio Dalla, sì, e tutte le canzoni, sì. Lucio Dalla, tutti quelle cosine, non erano a soli, però tutte quelle cosine sfiziose. Ma diciamo che ha fatto un gran lavoro, dei ricami, ecco, esatto, incredibili, che assolutamente. Bellissimo. E poi niente, ho avuto il piacere di suonare con Irene Fargo, la signora Irene Fargo, che insomma è una grandissima donna che stimo tantissimo, ci sentiamo spesso, con Tony Esposito. Tony Esposito, quella è stata per me, è stata fare delle prove con Tony Esposito e provare quando piove. Cioè io mi sono ricordato che stavo nella mia stanza a sentire i dischi di Pino Daniele e non mi sembrava un sogno. Ho detto, ma che cos'è, la verità? Oppure c'è una cosa incredibile. E Tullio d'Episcopo, insomma, sì, che alla fine era il batterista e il percussionista di Pino Daniele. Assolutamente. Quindi io ho preso il posto di Tullio indegnamente. Indegnamente. Anche perché, per esempio, Tullio d'Episcopo ha fatto, quando ha cominciato a suonare con Pino Daniele, ricordo che tutti i ritmi che suonava io facevo, ma cos'è sta cosa? Perché mi piaceva la batteria. Assolutamente. E quindi. In realtà, Tullio è la batteria. Io l'ho veramente studiato, copiato, per un po' frequentato, è una persona unica, cioè non si può copiare, è lui, è in quel modo, è napoletano. Per sapere di cosa stiamo parlando, andate a cercare Tullio d'Episcopo quando prova i piatti famosi, quando fa cioè qualcosa di strepitoso. Lui è la musica. Serio. Non so, ma lui non ha soltanto i quattro arti separati, anche gli occhi tutto. Ce li ha nascosti, li esce quando... Le orecchie separate, c'è tutto separato. Assolutamente. Per chi non è batterista, avere quattro arti separati che significa? È l'indipendenza, che è la cosa più difficile. E tu ti alleni H24. Esattamente. E io ti vedo ogni tanto. Sì, per me è la vita, cioè io vivo per la musica, non per altro. Vabbè, cosa ci farete adesso? Adesso facciamo un brano. Ce lo racconti, sì, ce lo racconta Antonio. It's the Wrong Time è un brano che cantava Frank Sinatra. Ah, visto, qui facciamo contenta Erminda con questa canzone. Ed è anche un omaggio al Charlie di Massimiliano, che è un Charlie degli anni 20. Ah, ma dov'è? Non si vede, io non lo vedo, è piccolissimo. Ecco, e mettiamolo in favore di telecamera del 1920. Ah, e quindi, ma io non lo vedevo, infatti vedevo che era una cosa piccolissima. Ecco, è così, ecco, lo vedono anche da casa. Va bene, allora al Doc Night Live abbiamo il maestro Andaloro e il maestro Parisi per un'altra meravigliosa canzone.
Questa sera sono un fan anche del maestro Andaloro, perché con la chitarra, ragazzi, è spettacolare da vedere. Sicuramente sintonizzatevi anche su dal computer, su internet, radiodoc.tv, e potete ammirare questo spettacolo. Sergio Granata, adesso noi siamo amici da sempre, praticamente sei diventato il direttore di un TG regionale, e quindi io sono contento, ti faccio i miei auguri. Però una volta mi ti ho detto, auguri, sì. ti faccio i migliori auguri, scusa, però mi hai detto, perché stavo pensando a quello che mi hai detto quando ti ho chiamato direttore, e tu mi hai detto non ti permettere, quindi però ti volevo dire, com'è cambiata la radio da quando abbiamo cominciato ad oggi? Guarda, io ho iniziato relativamente tardi, però la ricordo molto prima, cioè io ricordo RTT, io Radio ricordo nel Mediterraneo, e c'era RTT, prima Radio Antenne Tirrenica per esattamente. C'era l'altra TV, quella al Monte della Madonna, Radio Antenna dei Nebrodi, e io le ricordo perché ci andavamo, Radio Incontro, poi Radio Incontro dove c'eri tu e si passava e ci fermavamo, quindi ricordo come erano fatte Radio le radio. Sicilia, io ho iniziato a Radio Sicilia nell'87, mi pare. Sono cambiate molto, cioè qui siamo in una radio, in una struttura dove si lavora in un certo modo, con una professionalità che è enorme, con attrezzature che sono enormi. Noi abbiamo iniziato, chi aveva il Technics che teneva il panno era già fortunato. Io ancora prima con il Lenco a manovella, quindi. Esatto, in cui avevi il disco che se lo graffiavi ti inseguivano, esatto, in radio, però era bello perché sceglievi tu i brani, sceglievi tu la musica che volevi fare. Oggi non è più così. Aldo, invece un aneddoto legato alla radio ce le puoi raccontare al volo? Ma ne potrei raccontare migliaia, non lo so. Io preferirei invece ascoltare la storia di... la storia che ha da raccontarci Sergio, no? Sì, perché ho girato un comunicato stampa strano. No, allora, questo fatto è stato settimana scorsa. Sì. Eravamo in televisione, a un certo punto un collega mi ha detto guarda questo comunicato, ed era un comunicato dei Carabinieri di Palermo, che noi normalmente, trattando come telegiornale la provincia di Messina, snobbiamo, non guardiamo. L'ho letto ed era una storia successa, mi pare, nel palermitano, non mi ricordo il paese esatto, a Cefalù. Praticamente una signora, pare romena, di una trentina d'anni, 35 anni, ha denunciato i Carabinieri, e quindi non abbiamo motivo per non crederci. Poi ti spiego perché ci dobbiamo credere, perché è successo davvero. Ha denunciato i Carabinieri di essere stata violentata. Adesso ci ridiamo, lo so, la storia è bizzarra, però la storia è anche drammatica. Premesso che nessuno di noi rispetto... è passato da Cefalù in quelle settimane. No, ma in ogni caso anche il massimo rispetto per la signora. Perché... Attenzione, se siete all'ascolto, perché stiamo entrando nel particolare. Vera nei dettagli è drammatica per chi la vive. Noi ci ridiamo perché siamo dei bastardi. Drammatica mica tanto. Drammatica, cioè, la signora non vuole... Allora, la signora ha denunciato questo ai Carabinieri. Attenzione. Ha detto, io dormivo sulla spiaggia, mi sono addormentato. Stata settimana scorsa, c'è una bella giornata tra l'altro. Mi sono messa sulla spiaggia e mi sono appisolata. All'improvviso, svegliandomi, si legge nel verbale dei Carabinieri che scrivono in maniera un po' strana, ha trovato un tizio intrufolato. Adesso devo uscirne. Lì, nella parte bassa, intima della signora, che mentre la signora dormiva ha spostato lo slip ed ha praticato sesso orale. Ecco, così c'era scritto nel comunicato stampa. E quindi la signora era contenta oppure... No, la signora ha denunciato questa violenza sessuale e poi i Carabinieri l'hanno identificato, questo tizio l'hanno denunciato a piede libero, quindi secondo me poco convinti della storia sono anche loro, perché altrimenti lo arrestavano per violenza sessuale. Invece è denuncia a piede libero ed è un 47enne di Trapani.
Ora, se volete saperla da me, secondo me la signora non gli è piaciuto più qualcosa, è andata a denunziare. Perché che si addormenti, uno passa e dice: che faccio? Guarda qui. Ragazzi, sì, posso dire una cosa? Sì? Un commento poco professionale, però, come dicevamo prima, così scherzando, i punti sono due: o la signora ha il sonno pesante, o il signore, come la temperatura di Campobasso, non pervenuto. Non pervenuto, quindi, e quindi la signora si è arrabbiata. A me invece viene un'altra cosa in mente. Nella vita c'è chi è fortunato e c'è chi è sfortunato. Aldo, tu una donna mentre ti addormenti sulla spiaggia la vorresti trovare lì? Per esempio, Erminda, di queste disgrazie non ne capitano mai. Cioè, non lo so. Grazie. Non ci sono più i maniaci ruspanti di una volta. Ma voi sapete cosa ha detto come Madonna? Come devo fare? Cosa Erminda, ha detto esci Madonna? Da qui, ti trovi file di persone che ti seguiranno. C'è da dire, le volte che va al mare Erminda, incomincia ad aprile, finisce a dicembre. E quindi sei sempre a mare, abbronzatissima. Perché lei sveglia, si addormenta. Quindi io sempre vigile sono. Scusate, prima che mi linciano dalla regia, volevo dire: non so se avete seguito Madonna durante un concerto, cosa ha detto la settimana sì, scorsa. Sì, 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 lo diriamo, lo diciamo tra un po'. Sempre restate con noi. Ancora. Qui al. Sì, c'è anche Lovebot adesso. Adesso facciamo Lovebot e così parliamo anche di Madonna, che diceva durante il concerto: se votate per Trump. No, ha detto se votate per la Clinton. Scusa, se non votate per Trump, quindi se votate per la Clinton, io farò sesso orale a ognuno di voi. E poi si è aggiunta anche la Levischi, ha detto: ma io ho già dato. Che peccato non essere americani. E si vocifera che Trump voterà per Clinton. Questa era la pareva. Ma allora, il primo a votare Clinton sarà Clinton il marito, no? Perché lui di queste di cose se ne intende sulla tavola, non per la parentela ovviamente. Allora prego Esther. No. Ambra Angiolini lascia Francesco Renga per Lorenzo Quaglia e dichiara: divertirsi nella vita è un privilegio e io mi diverto. Ecco, per restare in tema. No, e vuoi mettere Renga con la Quaglia? Certo. Capito? Questo Quaglia. Quaglia non Quaglia. Quaglia. Chi è Quaglia? Scusate, io mi sfugge. Quaglia. Se è Quaglia, Quaglia. Vabbè, poi il volatile. Cioè. Adesso andiamo su internet, ci informiamo subito. Tra un po' la seconda parte del Doc Night Live e ritorniamo ancora con la musica dei maestri Andaloro Parisi al Doc Night Live. Su Radio Doc il giovedì dalle 19 alle 21 Doc Night Live. Doc Night Live, seconda parte, dalle 20 fino alle 21 qui su Radio Doc. Il Doc Night Live continua invece dopo le 21 da Pizzi e Sfizi qui a Capodorlando, Rosticceria, Tavola Calda, Panineria, posto ideale per festeggiare il tuo compleanno. Pizzi e Sfizi con due locali, uno di fronte all'altro, in piazza Duca degli Abruzzi 28 a Capodorlando. E poi un grazie anche alla Costa d'Orlando, le case vacanze Costa d'Orlando, per una vacanza da sogno fatta in Sicilia, terra dai mille colori con paesaggi unici. Costa d'Orlando, telefono 0941 91 80 42 e mail info@costadorlando.com. E questa sera qui su Radio Doc, al Doc Night Live, abbiamo due grandi maestri, sono Massimiliano Parisi e Antonio Andaloro. Questa volta tocca a maestro Andaloro suonarci una canzone. Ci ha appena detto che è una canzone che ha dedicato alla moglie e la fa qui dal vivo al Doc Night Live. Penso ai tuoi occhi e sono triste. Il mondo adesso non esiste. Se nella testa e dentro al cuore c'è solo un posto ed è per te. Triste. Cantando, il treno colorato passa, ma voglio vivere con te. Non ti lascerò più sola, mi legherò stretto al tuo cuore, sigillerò di cera le mie orecchie come Ulisse.
così non sentirò il dolce canto del mare che mi possa portare via dalle sirene. Triste, il sole mi sta consumando, le voci e il mare dei ricordi squarciano il buio della notte come un vulcano dentro me. Orizzonte e la mia vita senza te. Triste, triste la mia vita senza te. Musica piena di colori, dal più colorato che potrebbe essere il rosso a qualsiasi altra sfumatura, fino ad arrivare al giallo, diciamo, ecco. Vorrei che Aldo facesse una domanda al maestro, poi ci spiega questa canzone da dove arriva, perché a me è piaciuta molto, soprattutto perché mi piace anche suonare la chitarra, oltre al testo che è ovviamente profondo, e quindi ho visto, diciamo, una grande opera qui al Doc Night Live. No, io una domanda semplicissima, anche banale se vogliamo, no? Perché fino a questo momento abbiamo parlato del maestro esclusivamente come chitarrista, no? Io direi che è veramente molto bravo anche come cantante e autore, quindi ecco, da questa sua caratteristica da dove parte? Cioè il fatto di scrivere soprattutto, ecco. Beh, diciamo io ho avuto un debole sempre per i libri, quindi quando ero ragazzino ero molto amico della mia professoressa di italiano e insomma i poeti mi sono sempre piaciuti, ho collezionato sempre libri di poeti eccetera, e quindi è un riflesso un po' di quando uno ha dei sentimenti cerca di esprimerli se ha l'opportunità di cantarli a qualcuno. Siccome io ho fatto molte serenate e questa canzone un po' riflette la vita che io facevo da musicista, perché io facevo dei contratti che duravano 6 mesi, di 6 mesi in 6 mesi, diciamo. Per cui quando i bambini erano piccoli mia moglie mi seguiva prima che andassero a scuola, poi appena hanno cominciato ad andare a scuola mia moglie non mi ha più potuto seguire. Io ho conosciuto mia moglie, che lei era una diplomatica, poi è scappata con me in Corea col passaporto diplomatico, e insomma abbiamo avuto una vita abbastanza, diciamo, movimentata. E molte volte la vita dei musicisti si svolge lontano dai propri cari, e quindi questa è una canzone in un periodo in cui io mi trovavo a Bahrain, dove c'è adesso il circuito delle macchie delle Ferrari eccetera. E insomma questa sensazione di questo ramo secco della sabbia che copre l'orizzonte, insomma erano delle sensazioni che io avevo, perché io vivevo, mi piaceva molto il deserto, anzi mi piaceva proprio andare a scoprire queste vecchie moschee un po' sommerse dalla sabbia. Mi ricordo la prima cosa che facevo quando andavo in posti così era comprare una bicicletta e andarmi in giro per l'isola, per questi posti qua. Però lei c'è il deserto, però in questo caso qui c'è un sapore di Gilberto Gil, Vinicius de Moraes, sì, insomma sì, c'è un sapore molto brasiliano, molto sì, giallo-verde, certo, giallo-verde-oro, che insomma sì, viene fuori. Come si conciliano deserto e Brasile? Cioè, sono due cose un po' distanti. Baden Powell è stato uno dei miei amori, diciamo,
come chitarristi, uno dei miei preferiti è stato Baden-Powell. Baden-Powell un po' usava molto queste armonizzazioni, queste cose. Quindi sono un po' un brasiliano, diciamo, per caso. Un brasiliano per caso. Beh, invece l'incontro, me lo racconti l'incontro con Massimiliano, l'incontro con il maestro? Sì, l'incontro con il maestro Andalore è stato, non è stato casuale, perché mio padre, che suonava la batteria, mi ha fatto conoscere, insomma, in giovanissima età Antonio. E io andavo alle serate, lo vedevo suonare, rimanendo affascinato, perché è una persona incredibile, di una cultura e di una preparazione unica, e mi ha dato tantissimo la sua esperienza. Abbiamo suonato circa 10 anni insieme, abbiamo fatto delle cose veramente interessanti, mi ha trasmesso proprio la sua esperienza. E quando gli hai detto che oggi venivi con la cosa di cartone io gli ho detto: guarda Antonio, io ho un'idea, andiamo a Radio Doc, così insomma siamo ospiti lì, vengo con una batteria di cartoni. La risata, dice: fai tu. Ho detto: va bene, okay. Ci conosciamo, grazie per la fiducia, ecco. A parte questo, è veramente una grande persona, mi ha dato tantissimo. Io cerco di assorbire, insomma, positività. Ecco. Bene, bene. Posso chiedere una cosa? Certo. Io volevo chiederti, sì. Tu nasci, io ho visto, suoni musica etnica, blues, qua stasera ci stai facendo col maestro sonorità, diciamo, latine. Qual è il tuo genere di musica però? Guarda, a me piace molto il jazz, a casa mia si ascoltavano i dischi di jazz, però siccome vengo dalla gavetta, cioè ho iniziato, avevo 7 anni, ogni tanto mi incontra qualcuno e dice: oh, sai, nel matrimonio di mio papà c'eri tu che suonavi la batteria. Eh sì, ero io. Quindi ti posso lanciare una sfida? Certo. Tu sai che a me piace, certo, ogni tanto, certo. Certo. Mi piacerebbe che tu adesso vai su questi cartoni e inventi una cosa, certo, particolare, come fai tu quando ti metti il telefono davanti e lo vuoi poi mettere su, okay, così, faccio subito? Di un minuto, sì, adesso subito, di un, okay, minuto, poi un minuto e mezzo, una cosa particolare, inventata sul momento qui solo per il Doc Night Live. Quindi abbiamo blues oppure no? Non lo so, possiamo fare a richiesta? Allora facciamo un pezzo jazz e poi quando parte l'applauso cambi in blu, non lo so, fai tu. Ok, allora per una cosa swingante. Ok. Allora facciamo delle richieste, prego. Senta. No, io voglio ridire perché non credo che tutti ci guardino attraverso Radio Doc TV, ma molti, sì, ci ascoltano per radio. Ma questo è il cartone che suona, cioè, perché per me è questo che mi impressiona, cioè farlo capire alla gente che sta suonando dei cartoni. C'è anche una piccola casseruola, non so. Sì. Quella che ha buttato mia mamma con il latte. Esatto. Allora facciamo una richiesta. Erminda, fai una richiesta di un ritmo che ti piace, non so. Vabbè, io sono amante delle musiche latine, e anche Federica, quindi proprio. No, ci tocchi sul vivo. Latino? Sì, latino, certo. Vai. Ecco, Massimiliano. A questo punto il giro di blues per me, fallo pure. Un giro di blues. Un giro di blues, giro e di così blues. Chiudiamo. Un giro di blues, possiamo fare un blues. Aspetta, e cambia bacchetta il maestro, eccolo qua, prego. Esther, hai un ritmo? Un samba, per esempio, un samba bello particolare. Vediamo cosa esce fuori. Questo era, come si suol dire, un samba cartonato. No? Una cartonata. Aldo, c'hai un ritmo da proporre? Io? Sì. No. Federica? No, visto la batteria, musica da cartoni animati. Da cartoni animati, bellissimo. Samba di cartonau. Samba di cartonau. Allora, tra un po'... sì. Thank you.
ancora il tempo? Sì, lo possiamo richiedere, ce lo fa dopo la pubblicità. Quale si vuole chiedere? Un giro di Rhythm and Blues. Rhythm and Blues, allora, allora facciamolo adesso al volo così. Sì, sì, vai. Allora, un attimo di pausa, ritorniamo ancora con i nostri maestri e con i nostri ospiti qui in studio al Doc Night Live. Sono le 20:26 minuti primi e questa è Radio Doc, il Doc Night Live, la musica dal vivo, ma improvvisate anche le cose che facciamo di tanto in tanto, come prima con la batteria e il maestro Massimiliano Parisi, che è stato fantastico. Adesso invece abbiamo un'altra improvvisazione, perché Federica si è aggiunto a questo duo e ci vogliono regalare ancora un'emozione, però... Noi abbiamo anche degli strumenti, caro Massimiliano. Sono andato a prendere gli strumenti. Aspetta che li usciamo. Dov'è il mio? Ho perso lo strumento, eccolo. Ecco, adesso abbiamo gli strumenti anche noi. Ci pensiamo noi a rovinarvi tutto. Ecco, sì. Ok. Cosa, forse ci fanno un pezzo di Summertime, se non ho capito male. No, abbiamo cambiato, no. Mentre tu prendevi gli strumenti. Me. Ah, quando sono a prendere gli strumenti. Beh, Stand By Me. Allora, accompagnati da tutti qui, Aldo, Esther... anche tu, Erminda, Sergio e io, insieme ai maestri Massimiliano Parisi e Antonio Andaloro, Federica Pugliafito in Stand By Me. Cartonari, bellissima, grazie Federica. Prego, allora lasciamo... è già finito. Sì, questa è finita. Adesso si sta prendendo finalmente. Aveva indovinato il ritmo finalmente. E poi... Sì, dopo un'ora. È stato più bello. Facciamo il coro. Ragazzi, sì, il coro. Comunque, grazie Federica. Il coro del 6 gennaio. Il coro no. Bellissima, Stand By Me improvvisata tutta qui al Doc Night Live. Sì, perché sono raffreddatissima, ci tengo a sottolinearlo, mal di gola sono... Però non si sentiva, secondo me hai cantato bene. Quindi... Non si è tanto il frastuono che facevamo noi, ecco, questo tutto. Però bello, la batteria, dove hai messo la batteria, Sergio? L'ho posata qui. Ah, e quindi, perché poi più tardi può anche essere che... Faccio una solo io. Esatto, fai una solo tu. Allora, facciamo suonare invece i maestri un'altra canzone, tanto per, insomma, restare sempre nel vivo caldo del vivo trasmissione. Il Doc Night Live, vi dicevo, la prossima settimana avremo delle sorprese ancora, quindi ve lo dirò fra un po' di cosa si tratta. Prima ascoltiamoci Massimiliano Parisi e Antonio Andaloro al Doc Night Live. Sous-titrage
necessidade de um pobre parecer. A grande ilusão do carnaval, a gente trabalha um ano inteiro por um momento de sonho pra fazer a fantasia. Jardineira e tudo se acabou na quarta-feira. Tristeza na TV. Tristeza na TV. Felicidade como uma gota de vale numa petarela flor. Cabrija tranquila, me leve oscila por cá como uma lágrima de amor. Scusa, ma perché la cavia devo essere giusto io? Sì, allora perché io non sono vicino ad Aldo, quindi per questa sera me la scampo. Volevo spiegare a chi ci ascolta che Massimiliano Parisi ha fatto la batteria con la bocca, prendendosi un po' a schiaffi, diciamo, per mettere il suono, e quindi Aldo voleva fare la stessa cosa. Voleva con... provare. Ecco. Sì, però conoscendo Aldo, non con la faccia... Boccaccia Aldo, mia, stati zitto. Scusa, non siamo in fascia protetta. Cosa ti fai dire, Aldo? Cosa ti fai dire? Ma lasciala stare, non sa quello che dice. No, questi duetti sono sempre così, anche quando fanno, presentano il festival ad Enebro, che presentano loro due, quando sono sempre così. Anche infatti. Peggio. Anche peggio, benissimo. Hanno allora, fatto una band, si chiama Liscia. Liscia. Abbiamo qualcosa dalla regia che sta per arrivare. Non so se... Aldo, tu non so se ti ricordi questo programma televisivo. Adesso parte questa base musicale e poi lei leggerà una notizia. Vediamo chi si ricorda tra noi, maschi e non maschi, e quindi anche donne ovviamente, questa sigla televisiva di un programma famosissimo che più o meno faceva così. Adesso arriva il corretto, attenzione. Aldo è concentrato. Colpo come... grosso, colpo grosso. Sì, la so. E chi ci arriva? Chi poteva arrivare per primo se non voi? Cioè, neanche il corretto, c'era un giro di basso. No, ma lui è un cultore di questi programmi così. Cioè, uno... Mi piaceva la TV, diciamo, di che importava novità in Italia. Esatto. Sì, poi specialmente quando si faceva... Le bombe, sì. Ah, ora ho capito perché Sergio è un grande esperto di arte culinaria. Esatto. Ora ho capito. E beh, là c'era anche altro, non soltanto sì, quello. Vabbè, adesso... non solo in aria, anche... anche all'altezza naturale. Allora, sì, parliamo di colpo grosso, ma a noi ci interessa più una cosa, che è cin cin, questa parola, perché adesso c'è una notizia cin cin, che è questa. Date un'occhiata ad una delle pagine Facebook più dissacranti sullo stato attuale delle relazioni sentimentali.
Si chiama Gli uomini sono le nuove donne e in giro di pochi giorni, di poco tempo, oltre 30.000 like e ogni giorno i mi piace aumentano. Quindi le com'era le gli donne, uomini gli uomini sono le nuove donne. E quindi è come, quindi, si, perché non parlate Aldo, come più? Siamo messi? No, qua? Io passo. Passo. Ecco perché nascerà con o senza tappine, il discorso che facevamo prima. Piero, quindi, proprio ci casca a fagiolo. Quindi adesso è maschile la il tappino. Il tappino, il tappinaro, chiamalo come vuoi. Però dai, sono davvero imbarazzanti. Postano anche loro delle foto sui social con il cosiddetto funcio a cul di scimmia, ecco, che è una cosa veramente improponibile. No, ma adesso non c'è più il funcio. Cosa c'è adesso? Face duck. Che sarebbe faccia da papera. Da papera, sì. Così. Quella della ancora... cane? Oh mio Dio. Su Snapchat. Che è ancora peggio perché le ragazze mettono il filtro com'è, su... Com'è? Fammi rivedere. Però ti riesce bene. Sai? Però facciamo una foto, la mettiamo. A me no, a me non riesce bene. C'è a chi riesce bene, ma a me no. Sergio sta scoppiando. No, pensa che io ero convinto si chiamassero facce da culo. Ma ecco, per restare... Sempre no, ma, in faccia. Sono però, cioè, come dire, all'incontrario, no? Perché al posto di essere sono... Bene, sì. No, mi piace, questa notizia cincin, mi piace, la devo riproporre più spesso. Allora, tra un po', dopo la pubblicità, ci spiegherà bene cos'è questa faccia di Aldo Casilli, che non ho capito, ha fatto gesto con la mano, non si capisce no, bene. No, aspetta, siccome lui ha parlato da facce da culo, il culo è così, almeno, no? Mentre lei l'ha fatto così. Ok, quindi c'era un... A secondo, si è corrigato in piedi, questo volevi dire. Mi mancavi Aldo, al Dog Night Live tra un po' per parleremo ancora di tante cose carine. Su Radio Dog, il giovedì dalle 19 alle 21, Dog Night Live. Tanti amici ci salutano dal web, abbiamo scatenato l'inferno stasera con foto e insomma anche chiacchiere qui al Dog Night Live. Intanto Peppe Imbrosci vi saluta. Ricambiamo ovviamente qui dalle studio di Radio Doc e poi tanti amici che non conosco bene, devo andare a vedere i nomi, però su Facebook veramente si è scatenato l'inferno, come diciamo nelle nostre parti. Adesso il maestro Andaloro invece ci regala un'altra canzone e poi insieme suoneranno L'ultimo prezzo insieme a Massimiliano Parisi al Doc Night Live.
Bellissimo regalo alla Sicilia, il maestro Antonio Andaloro, e invece insieme al maestro Massimiliano Parisi ci regalano l'ultima perla. Grazie Massimiliano Parisi, grazie maestro Antonio Andaloro per questi regali. La musica si può fare con qualsiasi cosa, ce la insegnano i bambini africani, ce la insegna Massimiliano Parisi con la batteria di cartone, ce la insegna il maestro con 6 corde e 2 mani. E per coloro che si approcciano da poco con i mezzi di comunicazione come la radio, come la televisione, voglio dire a voi, io che sono già superato i 50,
che tutti questi mezzi, la radio, televisione eccetera, sono mezzi di aggregazione, sono mezzi culturali, sono mezzi per stare insieme e non per dividere, e questo è il mio pensiero, e quindi scrivetelo da qualche parte, e quando muoio anche sulla mia tomba possibilmente, perché è così che la penso, è così che deve essere. Quindi grazie maestri, grazie anche agli amici che sono qui in radio in questo momento accanto a me e che hanno condiviso con me questi momenti altissimi di musica, come Sergio Granata. Posso dire una cosa? Certo, non abbiamo finito. Mi arrabbio da morire. Sì. Perché gira musica fatta da idioti e la gente che sa suonare viene qui con noi, perché mi fa grande piacere, però mi arrabbia, ti giuro. Ma loro sono grandi anche qui da noi, cioè, vabbè, noi adesso ci ascoltano non ovunque. Non vengono solo da noi. Domani, no, domani per carità, però voglio dire, quest'estate ci siamo trastullati con Andiamo a Comandare, ricordiamole, dico le cose nella vita, insomma. Infatti. Prego, accomodate il microfono, accomodate il microfono, così vi sentiamo, maestro Andaloro, se no non la sentiamo. Ecco, grazie. Grazie. Se ci sono, cominciare da voi. Aldo, cosa ti vedo in estasi? Che è successo? Sì, perché leggevo lì, ma tu non ti chiamavi Inga, scusa. Inga. Il cognome. Perché là c'è scritto Esther Pizza? Esther Pizza, perché intanto se la mangia, se la mangia più. No, penso che arrivato l'orario. Mi chiedevo sta cosa. No, guarda, è vero, eh. Guarda là, rosso, Esther Pizza. Cioè, questo è stato uno scherzo di Piero, sicuramente. Perché... Sicuramente, sicuramente. No, comunque era la pubblicità, Esther Pizza. Pizza e sfizi, pizza e sfizi. Fra un po' Giuseppe ci farà. Ci delizia. Sì, la allora, Massimiliano, grazie, sì, veramente. Grazie a Sergio voi. Ti ha fatto un complimento. Voi, sì, voleva sì. essere un complimento. Sì, grazie. Se a non voi. È arrivato bene, voleva no, essere no, no, un complimento. Sì, ti ha fatto un complimento. Grazie, questo. Siete molto gentili ed è un grande piacere per noi, insomma, essere qui. Speriamo. Noi siamo orgogliosi che tu venga proprio dalla nostra zona. Io spero, cioè che siete due siciliani. Scusa, grazie. Sergio, io spero di avervi magari come ospiti al prossimo Festival dei Nebrodi, che magari è il 33, certo. Che sarà il 33esimo. 33esima edizione. Sarebbe una grande... Spero tanto di avervi con una grande sera piacere. Come ospiti. Grande piacere. E questa volta verremo con una batteria che non te lo puoi immaginare. No, questa sarà una sorpresa. Ma che c'entra? No, quella di cartofano. No, vabbè, ma lasciamo libero lui di fare quello che vuole. Piero, in mio onore, verrà con il pitale. Ecco, anche volendo. Ma a te che ti dice che sarai lì con noi, scusa. Dai, ormai sono 22. Guarda, con che questo se tu non gli fai faccio parte festival. Dell'arredamento. Esatto, lei viene lo stesso e sale sul palco, quindi scusa, non è che sale. Ma Aldo può raccontare velocemente quello che ha detto sul palco una volta a Erminda davanti a tutti, praticamente? Cioè quello dei sanitari. Sì, sanitari, sì, ma io ero presente. No, è stato così, no? Si faceva la pubblicità, allora si faceva anche parlando, no? Certo. Parlando dal vivo, così si faceva sta pubblicità. E allora c'era il ristorante tal dei tali, l'albergo così e tutto il resto. Dico, poi mi è venuta in mente una cosa. Dico, è strano però che non abbiamo stasera uno sponsor di che tratti sanitari. Questo sul palco, sul palco, certo, con il microfono, davanti, c'era la televisione, radio in diretta, c'è tutto quanto, ecco. No, dico, queste due, c'era lei e un'altra ragazza, mi guardavano, dice, ma che, dove vuole arrivare, certo. Dico, no, è strano, perché eppure avremmo anche il materiale esatto per pubblicizzarle queste cose, no? Capito? Sì, no, assolutamente, cioè non è stata una cosa un po' così, no? Sì, sì, ma appunto questi siparietti sono all'ordine del giorno, no, ogni tanto sono... glieli faccio i complimenti, sì, 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 sì. Anche stasera quando è arrivata, sì, sì, beh, subito ha detto, non ti fare si vedere. È presentato. Non venire dopo Federica, perché non so, ho detto una cosa su genere. Sì, cioè, vieni, no, prima, dopo me, dopo Estere, perché io ormai sono sulla scia di Erminda, che... Ah, sì. No, sì, questa, sì, sì. No, sì. Perché è arrivata prima Estere, ci siamo salutati, esatto. Così dopo un po' vedo sta figura, che arriva di fronte. Dico, scusa un attimo, no. La prossima volta vieni prima tu, almeno poi con lei mi addolcisco un po', certo. Quanto, questo, una diciamo, cosa così. Io no, sono invece... arrivata allo stadio di Vater, lei è ancora quello di bidet, quindi sì, ancora, più, sì, un ancora, pochino più accettabile. Ancora quindi... la strada è lunga. Benissimo. Ecco. Senti, in questo contesto non so più chi dare la parola, perché non vorrei che... No, no. Però no, Massimiliano, noi quando ci risentiamo, sì, adesso? Quando vuoi tu, io sono sempre, sempre a disposizione. Quando non sei in giro per il mondo io ti becco, perché l'anno scorso non sei venuto perché contrattempi, adesso non con posso. La Big Band, assolutamente. Con la Big Band dobbiamo venire una volta. Ti proporrò una cosa interessantissima. Un'altra cosa con folle, una violinista francese.
Addirittura. Sì. Come suona? Con i piedi, con gli occhi, con i capelli? Ah. Ah. Frequenta a me, quindi mi aspetto di tutto. Sì, sicuramente da lui c'è da aspettarsi questo tanto. Non vorrei. Va bene. Maestro, lei invece cosa farà adesso? Antonio Andaloro? Io in Sicilia mi guadagno la vita facendo lo scultore. E infatti di questo ci vorrebbe. Abbiamo altre due ore dalla regia? No, due minuti abbiamo. E quindi so che lei anche sotto questo punto di e vista. Insomma. Quando Massimiliano mi chiama, io lascio tutto, lascio gli scalpelli e vado con lui. Quindi quando lui mi chiamerà, io sono anche io a vostra disposizione. Perfetto. Allora ci sentiremo presto anche qui al Doc Night Live. Sergio, noi io ti ringrazio per questa partecipazione. Grazie a voi, grazie a tutti. È stata una serata molto piacevole e gradevole. Che poi tu sei venuto anche nelle prime edizioni del Doc Night Live, quando eravamo in altre sì, sedi. Sì, 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 nell'altra sede con un ragazzo di Torino che poi ha fatto strada. Un certo Crimi, se non mi sbaglio. Mi pare di sì. Benissimo. E invece volevo ringraziare Federica perché ci ha fatto un bel regalo stasera. Grazie. Non poteva cantare, ma io l'ho costretta. Dico, no, tu metti di là e canti. Grazie, grazie a voi. Però è stato bello, grazie. Aldo, noi ormai siamo un corpo e un'anima, c'è una canzone famosa. Adesso la spara. Forse, no, no. No, forse è meglio che me ne stia. No, siamo amici, no, tu mi conosci quando ero piccolo, mi chiami no, Pierino. Quindi. Dico un corpo e un'anima, qua pensano che siamo un po'. No, no. Le donne e degli uomini, com'era prima il fatto le donne gli sono uomini, i uomini sono le nuove donne. Ecco, non è così per quanto mi riguarda, Marco Peraldo. No, ci puoi scommettere. E quindi stavi dicendo, Aldo, quando ci sentiamo? Quando ci sentiamo, quando vuoi, lo sai. Quindi posso invitare. Io ci sono sempre. Quindi. Per la prima volta è venuta a trovarci anche la nostra Erminda. Grazie, Erminda. Ma grazie a te, mi sono divertita davvero come una bimba a Luna Park. Mi tocca. Proprio, davvero. Ti no, tocca? No, non ti tocco. Che schifo, dai. Non mettiamo... Schifo sarai tu. Non mettiamo in giro certe voci, certe notizie false e tendenziose. Per favore, Maria Esther. Allora, tra un po' noi invece ci andiamo a mangiare una bella pizza da Pizza e Sfizi. Ci sentiamo giovedì prossimo. Sai che abbiamo giovedì prossimo? Sì, Battia Brothers. Ma sì, sono un gruppo fantastico, sono dei ragazzi giovani che stanno venendo su molto bene, fanno della musica molto particolare e sono esattamente... Francesco Simone Battia, Samuele Battia, Francesco Natoli e Anthony Pizzino. E quindi la prossima settimana ancora musica, sempre musica dal vivo e molti ospiti. Verrà a trovarci Francesca Pietropaolo con la sua associazione Parolando e non so che cosa, e recitando se non mi sbaglio. E quindi restate con noi con il Doc Night Live a giovedì prossimo. Grazie a tutti. Mi tocca ancora. Se vuoi essere dei nostri, partecipare è semplicissimo. Invia subito una email a dnl@radiodoc.it. Radio Doc, seguici dai, Doc Night Live, dal vivo, in radio la musica sai, Doc Night Live. Radio Doc, Radio Doc, Radio Doc, musica a denominazione d'origine controllata. Doc Radio.